Buongiorno ragazzi, un po' a voce, ma permettetemi di citare una cosa, che nelle ultime 20 stagioni di Serie A solo tre giocatori hanno preso parte a più gol di Marcus Thuram. 12 gol e 7 assist questo ragazzo, primo anno, primo campionato. Hanno fatto meglio solo Ibrahimovic il primo anno, Milito e Lukaku. Pagato 90 milioni, questo è un ragazzo che è arrivato a zero. Questo è un ragazzo che in tutte le partite decisive, tranne quella con l'Atletico Madrid, dove era da poco tornato da un infortunio, è sempre stato decisivo. Tikus Turam è un top player. Nell'ultimo mese io non è che l'ho difeso, ma non capivo come un tifoso, diciamo, mononeurone potesse criticarlo, chi lo voleva vendere. Ieri sera Thuram ti ha fatto vedere cosa sa fare, anche perché oltre al gol, uno, diciamo, quello di piatto apre troppo il piatto, se chiude un po' più il piatto fa gol anche lì. Vogliamo dire ha sbagliato un gol? Va bene, ha sbagliato un gol. Allora parliamo anche dell'assist per Lautaro Martinez, che lo mette solo davanti a porta. Assist e gol anche ieri. Quindi Ibrahimovic, gente, solo come Ibrahimovic e Milito ha fatto meglio di lui il primo anno all'Inter, nemmeno lo stesso Lautaro. Ora però, ragazzi, dopo questa impresa titanica dell'Inter, dopo questo miracolo sportivo per spesa resa, dove ieri abbiamo visto un Inter troppa Inter per quel piccolo Milan. Io te lo dissi ieri pomeriggio, sono tranquillo, ho giocato a calcio. Quando una squadra è in quelle condizioni mentali e fisiche, difficilmente sbaglia le partite. Ero tranquillissimo, non ero teso. Giuse, non lo vinceremo con il Milan, invece l'hai vinto con il Milan. Ti hanno dato un'ulteriore soddisfazione questi ragazzi, ci hanno dato un'ulteriore soddisfazione. A chi ci dice poi, tipo Sabatini, che è stato mandato via dall'Inter, al mio compaesano, sono 19, no Sabatini, non sono 19, dovrebbero essere 27-28, riguardati le immagini del 98-99 del campionato di Serie A, Sabatini, non dovrebbero essere 20, dovrebbero essere molti di più. Quindi ragazzi, complimenti a tutti, allenatore, dirigenza, a tutti. Vuoi fare complimenti anche ai cinesi? Complimenti anche ai cinesi. Ai cinesi però ora dico una cosa: è arrivato il momento di uscire, non puoi più tenerti l'Inter. Io mi sono stancato di vedere le battutine 5 euro per il mercato, ancora questi video registrati, perché ormai tutti hanno capito che non puoi venire in Italia. Esci, Steven, tanto c'è chi vuole comprare l'Inter, lo sai meglio di me, devi uscire, Steven, esci da vincitore. Ci sono tanti altri sport, c'è il ping pong, c'è il basket. Esci, Steven, senza soldi non puoi fare più debito paga debito, perché altrimenti tutto quello che di buono hai fatto ti si ritorcerà tutto contro, perché abbiamo tutti gli occhi addosso per questa situazione debitoria. Perché dico questo? Perché tanto ora bisogna pensare al futuro, quindi ora che si fa? C'è una squadra da rifondare, perché comunque ci sono tre o quattro titolari di 35 anni, una squadra che non è che ha dato tutto, di più. Veramente c'è da fare i complimenti a questi ragazzi, all'allenatore, che ragazzi, l'allenatore ha messo su una macchina perfetta, ma questa macchina perfetta ha bisogno di tagliandi, bisogna sostituire determinati pezzi, altrimenti da macchina perfetta diventa una macchina ogni po' si ferma. Servono investimenti forti, non solo nella squadra, bisogna affrontare la situazione debitoria. Ausilio ieri parla di mercato a zero, attenzione. Non nascondiamoci, abbiamo già preso due giocatori, si riferisce all'iraniano, che non mi ricordo come si chiama, Taremi e a Zelinski. Vogliamo tenere la rosa corta, se vi dicessi siamo a posto così, qualcuno mi dice non è vero. Va bene, non è vero, però si ritorna sempre alle stesse cose, che dove sono i soldi per fare la squadra? Cioè, ora le domande che da domani in poi, non oggi, bisogna fare anche a Marotta. Senta, signor Marotta, ma quali sono le strategie future del club? Quali sono i piani di investimento? Siamo sempre lì, ragazzi. L'Inter non deve durare solamente un anno, altrimenti facciamo come dopo lo scudetto di Conte, che abbiamo smantellato tutto perché non c'erano soldi e la situazione era molto meglio di quella attuale. Per 3 anni ti sei attaccato alla Coppa Italia. Io voglio vincere nel tempo, voglio vincere, provare a vincere sempre.
essere competitivo. Io ti ricordo che il prossimo anno ci sono circa 70 partite, ci sono 5 competizioni da affrontare, compresa la Supercoppa e la Coppa Italia. Questa rosa non è in grado di affrontare 5 competizioni, anche con Taremi e Zielinski, non è assolutissimamente in grado. Anche perché qui serve mano agli 11 titolari. Servono due o tre attaccanti minimo. Minimo servono due attaccanti e uno che possa sostituire i due. Quindi è quello che a me preme e a tutti gli interisti preme. Il futuro, cosa ci aspetta? A mio avviso non può esserci altro che un cambio di proprietà. Poi vedremo Pinco Pallino se gli presta i soldi, se non li presta. Vedremo, ragazzi. Però anche ieri sera il video registrato di Zhang da casa sua, non so dov'era. E con il telefonino a salutare i giocatori, cioè un presidente che non può venire e non può partecipare ad una serata come quella di ieri, non può fare il presidente dell'Inter, anche perché questo è sparito da un anno e si rivede ora perché c'è da festeggiare. Quindi Ausilio ti parla di mercato a zero, attenzione, io non penso, ma con questa proprietà non puoi fare altro, te lo dico subito, devi vendere a 100 per comprare a 50, ragazzi, cioè si sta godendo tutti. Scudetto contro il Milan, una roba che veramente ci speravo poco anch'io, però ora bisogna pensare al futuro. Ciao, Inter.